No, io lo spengo. Ah, c'è il format, lo devo accendere. Aspetta. Vai, un... Buonasera, oh, e benvenuti buonasera. A Telebaharello. Telebaharello, la prima trasmissione in via web, la prima trasmissione proprio improvvisata, che non si sa neanche noi dove si va a rifinire. Sì, infatti. Allora, intanto vedo una grande attesa, c'è stata un'attesa, ci hanno messo anche in prima pagina sui giornali. Sì, l'ho visto, ci hanno fatto l'articolo sui a tele, Bisenzio 7. Bisenzio 7, sì. Non si farà l'Arno 8. L'Arno. Si fa, non problemi. Allora, intanto i nostri amici telespettatori che ci seguono da via web, ecco. E basta. Beh, sì, basta. Siamo lì, siamo però, dentro però, i web, però, diciamo. Deanna condividere, condividere a bestia, sì. Deanna condividere la trasmissione, perché è una trasmissione alternativa, indipendente, indifferente. E soprattutto stasera ci saranno dei grandi ospiti. Infatti questo, allora, stasera degli veramente ospitoni. Ci sa, degli ospiti che sono lì che si stanno preparando. Perché si stanno preparando, per andare a fare il bagno giù a casa mia. Sì. Ci sa, praticamente ci sarà con noi Lorenzo Pratessi, la Laura Gamberi, ci sarà... dei personaggi come lo Zingaro stressato che verrà a farci direttamente qui nello studiolo, diciamo, viene a fare proprio una cosa di astrologia, un affare strano, proprio di cartomanzia, sì, in diretta, sì. Quindi potete telefonare, ecco, è il numero sopra la questione, è sopra, tra un po' c'è sopra, sì, sì. Poi ci saranno, diciamo, noi i vari personaggi, ci saranno i nostri sponsor, ci saranno, diciamo, con noi veramente c'è il barista, viene, insomma, barista fa un collegamento. Il barista sarà collegato dal ponte di Tonsoni, direttamente, ecco, da Agliana. Agliana. Sì, ricordo, sì, di condividere a bestia, ecco, sì. a bestia. Intanto io spero che la diretta vada per benino, insomma, si spera, oh, perché quello... se succede qualche cosa di strano, tipo casco un fulmine, va via la corrente, no, via, cose di genere, sì, però insomma si spera, che sente la regia, ci sa la regia, ci fa cenni, peggio dei cinesi, ah, no, sì, la regia, ci guarda, mi tengo d'occhio, fumano, che fa? No, ma sputano, mangiano, ma i cinesi a mangiare. Ma senti il lavoro. Vabbè, allora io partirei intanto con un doppiaggino di inediti, con degli nuovo proprio, sono doppiaggini fatti ai volo 10 minuti fa. Ah, e allora sono freschi proprio. Senti là. Allora vai. Ci fanno scenni dalla regia. Anzi, la mattina è importante fare subito una buona colazione, diciamo, come fo io, vedete, mi fo il pappone come cani, poi comincio a pompare perché vado in palestra, vedete? E sono grosso. E allora, vedi, la mattina mi tocca fare colazione, io faccio colazione con cose salutari, uso queste scatolette, tutta roba genuina, fa buono, nutritiva, diciamo, questo frullato, vedete, fo il mescolone, ci metto ogni cosa, simental, zucchero, cioccolato,
Allora, dottore, io da qualche giorno ho perso il capo, non so più 100. Allora, guarda, tu fai una cosa. Ti segno queste gocciole. Tu le prendi per via anale, due volte al dì. Questi do la ricetta, ricettina. Vai, buono. Sì, queste fanno buono, ma poi tu ti riai. Tu ti risenti, tutti riai con queste, ti rimettono in mondo. Tu sentissi, queste le fanno con l'acqua di Baugiano, vanno apposta, sono gocciole. Ma io sono fissato con Toscana Marema Maiala, capito? Ci sono fisso la notte a guardare film. Ce n'è diversi. Tutta gente che non sai che fare la notte sta a guardare filmini, ma io, guarda, in galera gli metterei, drogati. A giugno lo va a vedere a Liana. Fanno lo spettacolo, tu vedessi il spettacolo, sono tutti proprio personaggi, fanno doppiaggi dal vivo. A giugno, luglio c'hanno la tournée, capito? Senti una cosa. E senti, abbassati le mutande che ti do un'occhiata anche alla gola. Vai, forza, mettiti sul lettino. Accesi il microfono. L'ho acceso. La spia. Ma il Gobbi che fa? Vai, stai giù. Fermo. Picchiato, mi piacere sto. Ma bisogna pigliare i cinesi sono più assoluto troppo alti, i cinesi sono più bassi. Sì, infatti. È un salto. Sì, è vero, è vero. Sta schizzando. Poi ha fatto comunque, di molto alto, si chiede. Infatti, è anomalo. Allora. Comunque, ecco. Ora dice che questo barista è Baugiano, Io famoso Baugiano, sarebbe andato in collegamento per noi ai ponte di Tonsoni. Ora, il ponte di Tonsoni, diciamo, c'è traffico, perché lì ci sono, insomma, c'è le macchine. C'è le macchine, ma non solo. È vero, c'è anche, diciamo, la sera, sì. Una certa fauna. E comunque, questo barista è in collegamento, io non so se della regia... Infatti il barista, ora... Si è spento una lampada. Diciamo che... Visto un abbassamento di pressione. Però dicevo, è strano il barista che sia Tonsoni, cioè non è ai bar suo. Perché... Gli ha fallito. Però vediamo volte... il barista se c'è. Ora voglio vedere. Ecco con noi il barista di Baugiano, direttamente dai ponti di Tonsoni. Vediamo un po'. Fammi vedere. E ora ci sta che c'è. È proprio lì, Eccoci. Dove sei? Tu lo dici te? Non te lo puoi dire se c'è un senso. Aspetta, perché ora... Eccolo. Telebarello, sì. Oh, allora cosa sta facendo? Ponte di Tonsoni. A fare cosa il ponte di Tonsoni? Vado un attimo. Sì, l'hanno costruito gli etruschi, sono in Medioevo. In Medioevo? Ma quale Medioevo? Etrusco, L'hanno fatto ora. C'è ancora lavoro in corso, vedi? Sono ancora dei fare lavori. Sì, ora. Ma quale etruschi? Etruschi. Quello che ha inventato... La rota, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Poi non ha inventato la rota. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci dove passava con la carrozza, passava dai Tonsoni. Non c'era mica Tonsoni prima. Ma questo è un ponte. Ma che c'è la storia? Ma quale storia di Heglia un ponte fa schifo a scappezzi? Davvero. Ma qui sotto ci passa. Oh, baffetti sempre alti, che baffetti da Hitler? Ha cambiato un po' l'usche. Non lo sa, non te lo può dire. Di fatto anche il lago Pertini gli era una bua. Il lago Pertini gli era una bua, ci hanno fatto la strada. Ma... Senta, se ne va, mi piacere. Ma tu lo dici te? Tu lo dici te? Se lei era a fare i caffè, ci sarà un motivo, no? Vada a fare i caffè. Senta, la regia mi dà la linea, a me fa piacere, perché tanto vedo si mi un po' male. Beh, a Baugiano altro. Via. Chiudiamo il collegamento, perché... Non era in sé. Non era in sé e poi c'erano dei problemi, diciamo, con il collegamento. Non lo so, magari da casa, non lo so, se andava a scatti, collegamento. Ma sa, dai Tonsoni a qui, c'è interferenze. Poi gli era giorno, c'è un ritardo, pazzesco, lui andava oggi, arriva la diretta. Fuso orario. Ma allora, vogliamo vedere il cellulare, vedere che ci sia. Vediamo, aspetta, te lo dico io. Allora, guardala. Aspetta. Allora,
Vussè è un po' scattosi. Una mia amica Francesca ci dice, no, Francesca ci dice sei un po' scattosi. Però io vedo lì si va bene, non so. Dovrebbe essere. Saluti dalla Polonia. Dalla Polonia. Manuel. Deve essere freddo in Polonia a quest'ora. Poi dice: ciao e va a scatti. Comunque mi fate gli auguri a Claudio e alla nonna. Un saluto agli auguri. Un saluto agli auguri. Angela. Un saluto a Claudio e alla nonna. A Claudio Magni e alla nonna. Pasquina 80 anni. Pasquina, nonna Pasquina 80 anni. Auguri. Auguri, auguri. I Severini. Vada Omar Monti. Reppagne, Omar Monti, un saluto a Omar Monti. Va andata a scatti, Maria Pestata si a scatti, ma ancora si va a scatti. Allora, aspetta, e dopo. Forse il Vivio andava a scatti. Forse ora si sta stabilizzando. Ora, piano pianino, è la prima puntata, bisogna andare, capito? Come si dice? Bisogna andare. Da piano, perché partire con pianino. Tutto fatto in casa, fatto in modo amatoriale. Artigianale. E senza una lira. Ma appunto, qui si è avanti così, capito? A parte Faretti. Poi vediamo un po' in Nino. Maurizio. Maurizio Iorio. Laura Gamberi guarda e fa la trasmissione. Dice. Oh, c'è il mio amico Danio. Qui c'è delle parentele, secondo me. Però. Sì. Mio amico Danio mi fa saluti da Paolino. Saluti, chi è Paolino? Paolino gli è un cliente nostro. No, chi è? Gli è un cliente, insomma. Che non gira tanto bene i compiti. Sì, infatti. Gli dai gira poi i compiti. Oh, c'è la Francesca, ha detto vai, ora va bene. Vai, ora va bene. E sono video perché non è tanto la diretta. Gli è proprio il computer di merda, è un gira. Ora un gira e bello che lui è un tecnico, io dici il processore. Però il processore e tu ci metti. Io ho provato a mettergli anche un pochino d'olio perché no, si gira un pochino meglio. È un sistema, è un affare. Dice un pochino meglio ora, Bartolomeo, un pochino meglio. Un pochino meglio. Ma ora vedo ci sarebbe. Ma ora. Cosa c'è dalla bisogna... linea, allora? L'intervista? No, ci sarebbe. La signorina? Secondo me bisogna. Ora io devo un attimo. Ah, ci sarebbe. Allora c'è un intoppo. Ecco, intoppo di scaletta. Vabbè. Però vabbè, si può rimediare. Allora, si può rimediare. Tu ci mandi il video dei Quarratini. Ah, c'è il video dei Quarratini. Si manda un video ora. Dedicato a Quarratini, no? Senti. Perché ora c'è questa leggenda. che Quarratini che mangiano bambini. Ah, l'avevo sentito dire, va, sì. Mangiano sì. Bambini, secondo me rilegato un po' questo, non ho visto, c'hanno ora. Chissà, comunque, vabbè. Ma ci sta, Ma la regia sta cercando nel nostro archivio. Che sia vero. Non ci sa. Quasi... Quanti? 500 video, ragazzi. 500 video. 500, ma tutti messi sugli scaffali. A pellicola. Bisogna proprio Super 8. Bene, bene. E allora, appena siamo pronti, ce lo di. Allora, aspetta. Accidenta qui serpente dalle andate ora, va! E se lo figli se lo stronchi in cura, accidenta quella maiala dalle... Ciao, io sono un Quarratino e siamo rimasti in poi, Quarratini schietti. Tieni, ti porto la pistola con me. Voglio la mamma. Rimane un po' acquarrata. E ci sta la Montalbano e ci sta la piazza, sempre di essere in Russia, ci ho botto un crepente, tu senti se ti porto a mangiare la svizzerina alla Quarratina, ci sta la rotonda nuova a Cassini, se tu vieni, se tu mi trovi un difetto, tu me lo di, e sia su per Luciano, su per Montorio, si può andare su per Silvione, su per Barello. Ma allora è Santa Lucia, stupida, bisogna andare a finire la cretina. Ma che scherzi, se a Tacinaia piglia l'acqua, c'è l'acqua buona anche lì, coso. Ma ti vediamo un po' dopo, e ci sai Mazzanti, ogni tanto l'acqua non ci capire. Ma che ci fai, che ci facciamo questo qui, chi è questo, che vuole? Mamma, gli è un Quarratino, lo so che vuole. Sì, abbia pazienza, ma ora noi stiamo andando a via. Salve. Tornate a Quarra.
No, grazie, c'è da fare, arrivederci, c'è da fare. E vi aspetto alla città di Immobile, anche se ora c'è cinesi. Attenta, Guarrazini, tu lo sai che Guarrazini mangiano bambini. Ma mamma, è una diceria questa. Non è vero mia nulla, non ne mangiano bambini. Sì, sì, signora, sì, signora. Allora senta, allora per il computer io gliel'ho preparato, lei può venire qui al negozio a riprenderlo perché è pronto. Gli ho sistemato tutto, gli ho messo l'antivirus, gli ho fatto tutto il servizio, sicché noi siamo fino alle 7:30, se viene, insomma, ci trova qui, va bene? Bene signora, grazie, 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 grazie. Ecco. Un po', ora c'ho da fare questo. Permesso? Computer, c'ho da fare. Che si vuole? Sì, prego, prego. Permesso? Sì. Ah, salve. Buonasera. Buonasera. Buonasera, senta, salve. Buonasera. Sì. Oi, 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 oi. Tutta Madonna, buona, guardi. Io è 2 o 3 giorni che purtroppo c'ho un problema e non mi gira. Ah, non mi gira, mi gira male. E mi gira male e non so come mai. Ed essere un calo delle prestazioni, ma un calo, guarda, un calo forte. Io per dire la mia moglie l'è incazzata nera, so. L'è incazzata nera. L'è incazzata nera, sono si dà pace. Dice ma perché lei lo usa, anche lei lo usa? Lei lo usa più di tutti. Ah. Cioè è fissa. Lei ce l'ha figlia sempre lì a giallo, sempre in mano, la mattina alla sera sempre in mano. Tu vedessi il lavoro. Ora, sa. Ma poi io non vorrei capire se ci sia anche tipo qualche virus, qualche cosa. Quello, quello bisognerebbe guardarlo, perché sa, è una cosa se gliene devo far vedere io per dire non so come si deve fare. No, ora senti, subito. Sì, io glielo guardo subito, ma bisognerebbe me lo lasciasse. Sì, lo lascio, come fa a lasciarglielo? Come fa? Non c'è neanche il pigiama dietro. No, ma mica, no, lei lo stacca. Sì, lo stacco, ma se lo stacco dopo si fa riattaccarlo. Se lo stacca dopo non ti funziona più. Quelli si staccano tutti. Come si staccano tutti? Sì, lo sapevo io si stacca. Ma quelli basta, c'è il connettore, si stacca. E come fa ad andare per dire che tu l'hai staccato? E c'è la batteria. La batteria. C'è la batteria. Nessuno sapeva c'è la batteria. Ma ce l'hanno tutti. Non lo so, ce l'hanno tutti. Ma è una cosa... Come ha fatto a entrare con questo? Io come deve essere, secondo me, lei ha aperto qualche finestra. Lo sapevo io, gli ha aperto la finestra. Quella maiala, la mia moglie, gli ha aperto la finestra io. Ma sa che a volte succede adesso un Trojan. Un Trojan? Gli ha entrato dalla finestra il Trojan. O come ha fatto entrare? Dalla finestra. Lo dicevo io, chiudi la non c'è più. Che gente c'è nel mondo? Che gente. Lo so, ma sa. Dalla finestra. Questi affari ci sono a giro, Ci sono a giro. Ma io sto a colle, a Stuncino, c'hanno mia. No, ci sono anche lì. Io sapevo Agliana con Pedro. Sì, Agliana ce n'è, ma anche un po' da Madonna, ragazzi, sai che deve fare? Deve fare lei. Deve provare. Se gli appare una scritta, no? Deve provare. Sì, ma appare. Ormai gli appare poco e chi appare. No, ma lei la deve provare a linkare. La linka. Io per questo. Io gli fo delle linkate, guardi. Io la linko parecchio. Sono sempre a linkarla proprio la linko. Però io per dire provare a linkarla, ma più di lì è... Allora lei deve provare a infilarla a qualche cartella. Sì, io questi ho sede sudice in una cartella devo filare. Sì, perché schifo. O se no, ancora meglio lo infila in cestino. In cestino? O come fa? Sì, sono i film americani, in cestino. Che cestino tu c'hai, scusa? No, il cestino normale. Fra queste cose bisogna essere delle prestazioni proprio ora. Vabbè. In cestino, ragazzi. Comunque, vengi. Secondo me, appunto, come si diceva prima, gli è un virus. Un virus. Madonna, il virus, che virus ho preso? Senta, io secondo me è colpa dell'ADSL. L'ADSL? Maremma impestata, ladra, assassina, l'ADSL. Via, vado a casa a pigliare una supposta per preventiva. No, ma che cosa abbiamo bisogno della supposta? Vado a pigliare una supposta, via l'ADSL, maremma impestata, ladra, assassina. Io vado ai clienti, mi devi abitare a me. Vabbè, via giù. Dal fame chimica è arrivata la Super Tennis alla spina. Fame chimica, acquarrata in via statale 162.
chiama anche da sport. Ed arriverà Sergio in persona a portarti il panino, Oso. Fame Chimica, panini per grandi e piccini. Vai ai Fame Chimica, se tu la chimica. Ristoranti, brasceria, pizzeria, Pincos, ai Barba, Acquarrata, bistecca alla Fiorentina, Oso, vino bardolese di Hello Mono, ma poi tu vedessi la carbonara speciale, Oso. Pinco, ristorante, brasceria, pizzeria, Acquarrata, via statale 175, Barba. Manda, manda. Aspetta, no, ho fatto la sigla. Ci siamo? Ci siamo? Ci siamo? Sì. Io vi do il microfono a voi innanzitutto. Grazie. Allora. Allora, Lorenzo Pratesi, Laura Gamberi. Buonasera. Lorenzo Pratesi. Buonasera. E Laura Gamberi. Due grandissimi attori, diciamo, di teatro, sì, certo, perché io ho visto un teatro diverse volte e è devo vero. Dire, certo, ma, ho visto con, che l'era, signorina, la ci spieghi? Tu ci hai visto sicuramente con tutta la vita natalizio, che verrà. Con tutta la vita che verrà, quello mi ricordo, non ricordo. Favola. E adesso ci sarà il prossimo spettacolo che sta preparando, sì. Visto che siete già partiti. Sì. Anche, sì. Siete già sì. Uscito. Sì. Da domenica. Devo fare certo. Chi è che comanda? Chi è la... Ah, ecco. Lui. Uscito domenica 14, si chiama Lei non sa chi sono io. E di cosa? Perché io, questa è un'intervista vera, perché io non so niente, nel senso non mi sono preparato prima, non mi sono domenica. Sono un po' estemporaneo. Ho detto faccio una cosa improvvisata. Di cosa sincera. Parla? Parla, questo lo faccio raccontare a Laura, poi racconto. No, anche lo no. scarichiamo anche verso. No, parla, è ambientato in uno studio televisivo, trash, diciamo la parodia di un famoso studio televisivo italiano, molto famoso. Molto trash, dove ci sono ospiti il governo, il governo italiano, che parla di leggi, emendamenti, eccetera, ma la situazione è critica perché siamo vicini al colpo di Stato, cioè quindi non hanno più una percentuale sufficiente per governare. Si inventano e se ne rendono conto con questo salotto. Molto impegnata. No, è molto comica, in realtà non è nemmeno così politica fondamentalmente. Succede poi che alla fine gli viene in mente qualcosa, gli viene in mente questo guizzo di dire perché non facciamo finta di far comandare persone comuni la certo, Repubblica certo. Italiana e quindi il governo viene sostituito da persone normali. Si vedrà se i comuni cittadini una volta che hanno raggiunto il potere sono così tranquilli e così onesti come si dice a parole una volta che arrivano direttamente all'apice anche loro. Quindi questo è un po' un riassunto bellissimo, direi, non so che bello, molto bello. Le prossime date. Le prossime date ne abbiamo, sono 8 date, abbiamo debuttato il 14 gennaio dalla Garfagnana. Benissimo. Tutte e due particolarmente colpiti anche da questo teatro, molto bello, bellino. Molto carino, relativamente piccolo, ma molto carino. Siamo il 19-20 al Moderno di Agliana, e in doppia data. Agliana, certo. In doppia data abbiamo venduto tutto, vendibile. Benissimo, bello. E poi avremo, verrà annunciata venerdì, avremo Pistoia. Per par condicio una data per par condicio ci sarà sicuramente Prato, ci sarà Firenze. Bene, benissimo. Continueremo con il mare. Ah, certo, la tournée estiva in mare, E poi ci sarà, voglio dire, nel suo slang, Quarrà. E a Quarrata estate. Il teatro Baugiano. Sì, teatro di Baugiano. Abbiamo scelto, guarda, eravamo tentati, Poi abbiamo scelto nazionale. Nazionale di Quarrata, che sì, non è nazionale. Perché ci probabilmente chiuderà a Quarrata, non so, forse no, penultima, forse ultima no, di importanza, ma comunque ovviamente anche possiamo fare tutto insieme. E noi abbiamo anche un omaggio da mandare a Quarrata. Non lo so, per noi rapida, tutta la vita che verrà, sì certo, dal, del 2013 quando la Laura dichiarava ancora 23 anni come ora, tra l'altro. La regia ci sta preparando questo omaggino, io ho preso da YouTube, che sì. Spero che si veda bene, perché abbastanza, diciamo, bene che fra
Questo è un omaggino preso da tutta la vita che verrà, no? Sì, no, no, tutta la vita che verrà. Quello vecchio però, da quello vecchio l'ho preso. Sì. Molto sì. Vecchio. Ah, invece lei non sa chi sono io. No, abbiamo ancora fatto richiese. Ecco. No. C'è? C'è? Ma andiamo. Io la lavoro insieme qui. Sì. Ecco, possiamo anche commentare. Ah, questo è un filmato amatoriale, perché poi tra l'altro è fatto. Io ho trovato amatoriale. Filmati professionali. Questo è troppo. Nazionale guardata nel 2013. Ma con questo. Laura, forse il cuore genuino, bella Gicellona, ecco, Laura, una bella polina di fiamme. La Laura nella versione hippie. Ah, io ero lì, io stavo bevendo, facevo cazzi mia. Perfetto! Laura in versione hippie, l'anno dopo era una escort. Ecco. Ah sì, lei fa sempre queste parti strane. Io strane, lo... sempre. Poi no, io sempre. La Laura poi è stata... una escort, poi una cattivissima avvocata milanese, spietata, e quest'anno invece... Una maestra, faccio la panca bestia, yeah. Mi ricorda anche una maestra, no? No, facevo forse in altro. Ah, la panca bestia, quest'anno sarà la panca bestia. La maestra l'ha fatta con me. La panca bestia, è vero. E quando entra, diciamo, vogliamo ricordare al pubblico che quando entra la laurea, sentite, sì. Il pubblico esplode in questo wow. In questi fischi. Io ci scherzo perché lei la conosco da 40 anni, pensate. 40 anni, 40 anni. Abbiamo 30 anni, ma ci conosciamo mi da 40. Mi ricordo ancora quando facevano gli spettacoli in bianco e nero, io me li ricordo, erano in bianco e nero. Teatri dentro in bianco e nero. Agli inizi proprio della carriera. Sì. Anzi, erano anche musi. Erano muti, sì, infatti. Sì. Cioè, ci mettevano la voce e poi ce la toglievano. Ce la toglievano, sì, è vero. Sì, lo so. E allora, che ci può fare? Nulla, te che ci dici? Io vi dico che adesso vi caccio. No, scherzo. No, non ci cacciare, dai. Parlaci ancora altri 2 minuti di intervista e... Vorrei qui con me un altro esperto, diciamo, di teatro, perché io non sono tanto esperto di teatro quante Daniele Angeli. Salve. Aspetta, mi metto io anche io dietro. Salve. A mo' di io scarico, come si dice? Scarichi la palla. Andate avanti voi e arrangiare. Ma io vorrei farci domande tecniche di teatro. Esatto. Potrei, in effetti. L'ho fatto apposta, diciamo lui, almeno fare domande tecniche. Ho capito. Ma io volevo io sapere... Io non capisco, no, scherzo. Vai a cacare. Sembra aver capito che... Allora, mi sembra aver capito, insomma, questo spettacolo va sul comico, insomma. È assolutamente comico, però come però. Sempre... Fa riflettere. Nella comicità, certo, c'è anche una riflessione ben precisa. È un po' quindi... fantoziano. Dai, esatto, sì, un po' fantoziano, diciamo. Dovrebbe rimanere qualcosa da questo spettacolo, soprattutto come significato, perché comunque e poi è quel più attuale in assoluto, perché questo è veramente attuale, che parla proprio è veri 2018 come gestione. E voi quanti siete in compagnia? Cioè quanti 31 attori? Ah! Ma tutti noi siamo in 24 scena? Attori, 24 attori. Tre ballerine, due tecnici e poi anche altre persone satellitari che comunque si occupano anche di darci una mano. Però siamo tutti in scena in due pezzi, in uno dedicato al Parlamento, uno dedicato al popolo, quindi non ci incontriamo quasi mai, io e Laura siamo insieme tra l'altro, però a volte non ci incontriamo mai con alcuni fino alla fine. C'è e niente, se volete venirci a vedere siamo vicino al ponte del Tonzoni. Ma sicuramente si farà una al moderno. Si viene, si fa appunto, si viene e poi vabbè, oppure se volete invece essere più da aperitivo, perché vedo persone inserite un po' nella nobile società pistoiese anche. Quindi consiglierei una degustazione, una degustazione proprio... sulla sala in questi locali storici, ecco. E poi lo spettacolo, quindi il teatro in centro a marzo. Potrebbe essere un'idea, insomma, comunque noi faremo sì. E poi ora mi viene diverte. In mente allora di chiedere, cioè sinceramente ora no, mi viene in mente altro da chiedere. Sì, ora, guarda, abbiamo il nostro momento Marchetta, l'abbiamo fatto, quindi
scelta l'hanno fatta. Io posso tranquillamente andare volentieri da questa gabbia di matti. Sì, questa è proprio una gabbia di matti, matti, matti. Andiamo, ci cacciano. Accettiamo sia assegni, cambiali, bonifici, offerte libere. No, qui si paga per venire qui. Cioè, si paga più che altro per uscire. Se no, per uscire. Il contrario. Si paga, no, per uscire. Entrare. Per entrare, grazie. Se no, vorrei venire in diretta. Vita vita. Si invecchierà, si invecchierà in diretta, sarebbe il primo reality show bello, quindi si è inventato un'altra trasmissione, un'altra delle vostre idee, inventiamolo, si fa questa trasmissione di matti. Io davvero vi ringrazio di questa prima ospitata improvvisata, un po' strana, un po' fatta così, ma è il bello di Toscana. Ma infatti, ciao. Guarda, senti la regia, la telecamera? Guardi la telecamera. Ecco, ciao. Sì, bene. Guardi la telecamera. Ci vediamo venerdì e sabato. Vedi Faretta la Barbara d'Urso? Lei andava, certo. Qui, diventa vecchia. Col cuore. Va bene. Ciao. Bene. Ciao. Vai. Allora ciao. Ci siamo. Sono forti. Ma allora... adesso volevo cantare una canzone. No. Voleva cantare una canzone. Ma lei allora io allora, sono contento che abbiamo avuto i primi ospiti. I primi ospiti, perché interviste pazze fatte così, perché uno si dovrebbe preparare prima. Sì, vabbè. E fa finta di sapere tutto, no? Sì, come ma vabbè. La cosa bella è questa, che uno fa come gli pare. Noi siamo così, capito? Ci siamo trovati 5 minuti. Un po' di messaggi. Messaggi, leggiamo, aspetta, via, prendiamo questo telefono. Allora, vediamo un pochino, qui c'è stato. Allora, da prima, praticamente, un giri computer. Fate gli auguri a Laura Di Luco di Mugello, che ha passato auguri l'esame. Auguri Laura Di Luco di Mugello, auguri. Ma anche da Luco di Mugello. Ha passato l'esame di Stato. Ah, quindi la maturità, che sarebbe? La maturità, che è matura. Bene, matura. Allora, poi ci sa Alessandro Bellini. Che è il mio zio, fra l'altro. Ah, sì, metti là. Tu gli è tra... che aspetta, gli è bellina e brava e te Yuri tu sei ganzo. Ah, la Laura gli è bellina e brava e te Yuri tu sei ganzo. Vai. Allora, un saluto a Alessandro Bellini, un saluto a Maurizio Iorio, mi sembra di conoscerlo, lei è parente di qualche uno lì dentro. Ah, ecco. E poi c'è i Beatles, ci seguono in diretta Beatles. Come Hartley guarda perché Pomegante c'è la casa a Bacarello, c'è una casa a Bacarello Pomegante. Ma ce l'hanno tutti a Bacarello, c'è chi c'è la cola, si chiamano tutti lì. Ecco, e vanno lì, ecco. Allora che fanno... Giordano stava verso la Calvana, infatti gli è morto, perché in caccia tutto, c'è la storia. Gli sparò tutto. Allora. Capito, qui Bellini Vusiehe, ma solo di nome. Bellini Vusiehe, ha parlato il Bartolomeo, mi si chiama? Bartolomeo Bartoli. Oh! C'è Massimo Meoni, ti seguo da Londra. Da Londra ci segue. Che tempo fa a Londra? Com'è? Com'è? Freddo? A Londra fa tempo. Fa culaia. Perché la nostra casa è a Londra, tu passi da un curriculum. Il curriculum sarebbe un incrocio fra una via e un culo. Ah, un curriculum. Da una parte e un'altra, no, è vero. Perché è impressionante. Dopo da me ricordo, se andava a Londra, caldo, mezze mani, passavi la strada di là, freddo, nevicava, davvero, no? San Lucinato. Sì, a parte è vero, infatti sono tutti matti gli inglesi, tutti bianchi. C'è Lucia Macciò, bravi Laura e Lorenzo. Macciò, grazie a te tante, ma ora c'è il collegamento con lo zingaro, Allora bisogna... Il momento della cartomanzia, Io senti, lo voglio andare a vederti là. Io perché... ti dico una cosa, io intanto vuoi aprire lo zingaro, perché ora ci rubi qualche cosa. Adesso ci rubi tutto. È meglio tenerlo d'occhio. Intanto d'occhio. Alla regia manda la pubblicità. Ah, la pubblicità, bene. La regia ci manda la pubblicità, come d'accordo, e poi dopo con lo zingaro. Vi aspettiamo. E vi aspettiamo. A tele Bacarello. E vediamo. Vai. Dal fame chimica è arrivata la Super Tennis alla spina. Fame chimica, acquarrata in via statale 162. Chiama anche da sport e ti arriverà Sergio in persona a portarti il panino. Oso. Fame chimica, panini per grandi e piccini. Vai ai fame chimica, se tu la chimica. Ristorante, brasceria, pizzeria, Pinkos, Ai Barba, Acquarrata.
bistecca alla fiorentina, osso, vino bardolese di Hello Mono, ma poi tu vedessi la carbonara speciale, osso. Pinco, ristorante, brasseria, pizzeria, Acquarrata, via statale 175, Barba. Aspetta, dammi accendino. Lì. Buonasera. Sono io. Buonasera, Sorve. Benvenuti di mio gioco di cartomalia. E questo non è un gioco per fare i giochi. Qui non siamo a giocare, qui siamo a lavorare. Per piacere, io adesso... alle telefonate di studio, di casa, a tutti quelli, solo per oggi, lettura di carte, le carte di mercante in fiera, queste ci avevo e queste che ho preso, facciamo gioco di carte, se vuole qua ricordo che c'ho lo studio a Monsumano, a Scandici, a Prato e a Montecatini, tutti i posti di merda e c'ho lo studio, poi mi raccomando chiamate adesso dai vivo, ai telefoni di sovraimpressione, volete chiamare con lo stingaro, via le telefonate da casa, alla regia. Sia la regia dà la risposta. Pronto? Pronto? Pronto, mi senti a casa? Sì, 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 salve. Salve, con chi parlo? Ma senta, io sinceramente volevo evitare di dire il nome perché non... E amore mio, guarda, se non mi dici il nome io non posso andare avanti, qui sono a lavorare, non sono a scherzare, eh? Ma senta... A me il nome tu dica, se no io non posso lavorare. Vabbè, via, io, vabbè, giù, mi chiamo Daniele. Ah, ma Daniele Dell'Angeli, il figliolo d'Angelo Angeli, quello lì, no, che sta a Cassini. Ma no, io, ma no, zitto, no, non lo dica così. Ah, no, ma senti, ma senti, e tu babbo come fa? Come no, va? Sta bene, sta sempre ma... il dolore di schiena. E ce l'ha sempre, sì, ma... Managgia, e c'è volevo... sempre cane in appartamento, babbo? C'è, non sì. È morto cane ancora? No, no, c'è ancora il cane. Managgia. Allora, io ti dico, allora, cosa vuoi, amore? Dimmi cosa vuoi parlare. No, io volevo sapere un pochino, sape per... Ricordo a casa, chi vuole chiamare, io ho di numero, sopra pressione, ho lo studio a Monsumano, Scandici e a Prato. Io volevo sapere. Il giovedì e venerdì. Ah, bene, bene. Ma senta, dimmi, amore. Per l'amore, no? Perché è un periodo della mia donna che è un po' strana, insomma. Dimmi, è un po' strana? Perché sì. È strana, amore? No, l'ho visto da un po' di comportamenti, perché esce con le sue amiche, senti, esce poco con me, insomma. Senti, come vedi tua donna? Vedi tua donna che, tipo, che si trucca? Sì, sì, si quando trucca, esce, si trucca parecchio, proprio... E sempre al cellulare? Sì, sì, anche quello, guarda, sta lì sempre su WhatsApp. Senti, che segno è tua donna? È dell'Ariete, Ariete. Dell'Ariete, tu che segno sei, amore? Io di cancro, io di cancro. Cancro. Va bene, sì, ti sì. Dico subito, eh. Sì, sì, e voglio sapere un po', perché qui mi sembra strana la faccenda e... Che gli hai sortito? Allora guarda, io ti dico subito che la vedo un po' strana. Come? Che vedo che lei tipo a volte esce con le amiche, sì. Che va a giro fuori. Davvero. Che si trucca, adesso... vero? Fa un po' più vero? In modo. Perché sì, io sì. Vedo proprio che lei ora è un periodo che pensa per se stessa, che va a giro, che va a fare tipo... Marino. Che va tipo a ballare, vuole sui spazi. Succede così, proprio così. E ti dico... Che vedo anche che siete un po' in crisi. Ma è appunto, Maremma, no. Vero? Vero? Davvero? 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 Io come fa? Managgia, senti una cosa, tu mi devi fare una cosa ora, mi fai chiave di copia, chiave di porta. Alla porta mia? Fai doppione. Davvero? E là sì, perché la chiave è il simbolo di famiglia, il simbolo dell'unione. Ah. E lasciare sotto tappetino. Ma il tappetino a casa mia sì, lasci fuori zerbino. Sotto zerbino
chiave e dopo sì. vedrai che qualcosa si muove. Davvero? Che si muove. Si muove qualcosa. Io ti dico che nell'arco di 2 anni si muove. 2 anni. Allora via, la vuoi fa subito, Mi raccomando, tu fai e prova, perché se non prova e dopo non fa, Ecco, dopo ecco. Non fare, la devo provare per vedere se gira. Ho capito. Poi cosa mi volevi dire? Allora, io volevo sapere anche una cosa. Senta, ma per il lavoro, siccome mi hanno licenziato da poco e sono a portare curriculum a giro, non mi senti, quanto è che sei a casa? Io sento, sono sei mesi. Sei mesi e prima ci avevi contratto? Beh, c'avevo il contratto, era a tempo determinato, però insomma lavoravo e facevo le mie cose. E ora non lavori, quanti anni hai? Io, guarda, io ce n'ho 34 e voglio sapere un pochino se trovavo qualcosa, perché a me mi interessa 34. Di lavorare un pochino. Vai. Allora ti dico, Sì. Ma guarda, ti dico che senti, qualche cosa, ora vedo che comunque c'è un po' di crisi, te col lavoro ultimamente non lavori più tanto, ma davvero, sei un po' a casa, vero? Sì, vero? Ti dico che qualcosa si muove, managgia, si muove. Perché ti dico che va poco, fra poco, in giro di 4 anni si muove. Tu vai a cercare curriculum e mi raccomando, se c'hai i cani a casa. Sì, io ho i cani, ecco. Via, cane abbandonare. No. Prato Ovest. No. Il cane porta male in casa, Poverino, io. Il cane via, perché se trovi cane in negatività, lasciare sempre la casa senza cane in casa, perché se lasci il cane in casa è guaio. Dice, se l'abbandono poi trovo lavoro. Certo, lo sanno tutti. Allora domani. Lo sanno tutti. Io non lo sapevo, ma non lo sai. Io guardi, ora domattina vo subito. Ma vai domattina? O può andare stasera? Che aspetti? Allora vo subito. Se no prendo pancale e spacco montale. No, allora. Che mi raccomando, fammi questo. Poi ti voglio rivedere in studio. Sì. Mi raccomando, lascia la chiave sotto il tappetino. Sì. Abbandona cane. Sì. E giovedì mattina dalle 10 alle 11 vieni da me. E poi mio fratello viene da te. Adesso io ti devo riattaccare e salutare. Gli attacchi veloci. Un'altra domandina veloce, forse vai. Per la salute, volevo sapere per la salute. Ti dico subito. Se mi dice qualcosa. Tu come ti senti ultimamente? Ma io guardi, ho avuto un po' di influenza. Ultimamente ci ho stato un po' male. Managgia! Il che c'è? Managgia! No. Dico solo che è venuto. La carta brutta. Che? Oddio, che carta? La carta della merda. No! Ti dico solamente che questa carta ti porta a sculo e per questo ti voglio vedere nel mio studio. Va bene, via. Regia chiedo di andare a casa, via. Che c'è da andare, c'è il mio appartamento che mi aspetta mio fratello in appartamento con furgone. Buonanotte, chiamate il telefono di sotto pressione 111, venite a Musumano e a Scandisci al mio studio. Buonanotte. Oh, ci risiamo, via. Abbiamo visto anche lo Zingaro che ora si è impossessato di una rubrica, insomma, e ora ci ha chiesto anche lo spazio per fare la sua trasmissione. E io ora volevo richiamare qui Yuri, perché lo vogliamo sentire anche in questa veste di cantante, perché insomma abbiamo visto che ha composto un sacco di canzoni e ora ci garbava di sentirne una, perché... sono ganzi. Aspetta, perché chi si guarda come se ti fosse. No, dicevo come si io. L'ho ripassata una oggi, ho ripassato l'anzone e l'anfredotto. E 5 anni la ripassano ancora non parata. No. Però oggi mi è venuta. Perché a differenza del ristorante Pinco che c'era. Sì, mi ricordo l'ultima serata di Capodanno c'era tipo 125 gradi a fine serata, ho avuto un mancamento a fine serata. Se non andavo via, svenivo. Ma c'era diversa gente, boccheggiava, ho visto. Poi dopo hanno scoperto, ma ci sono anche le finestre, qualcuno ha detto. Davvero. L'ho scoperto dopo. E vi ricordiamo che noi saremo il 8 luglio a Agliana o il 9 luglio.
mi sembra l'8 luglio alla sala festa della birra Amici Mei a Agliana, ecco. Il secondo raduno ufficiale, il grandissimo raduno dei Bucaioli Celle Paste, con il nostro spettacolo Con le mani lerce live 2018. Poi ci sarà la data del 7-8 luglio, tutto 8. 8 marzo, la festa 8 marzo, festa della donna, al ristorante Pinco. Bucaioli, venite perché vai. Noi a fine serata c'è una sorpresa. C'è una sorpresa. Ecco, quello, ma una sorpresa. Oh, 8 aprile, 8 aprile. 8 aprile al River Pub di Quarrata. Ecco. Sì. Anche lì poi vi si darà tutte le informazioni. Poi ci saranno altre date che via via aggiungerò. Ce ne saranno delle altre. Ora io mi vado a preparare. Sai che si fa? Si legge due commenti finali. Ah, leggiamoli. Mentre io mi preparo la chitarra. Questi commenti. C'ho questo faretto qui, stile Barbara Abruzzo. Allora, vediamo un po'. Faccio tipo le scene. Vado sì, Allora, aspetta, Maremma, ora mi se lo devo ritrovare. Allora, intanto qui. Vediamo la regia, la nostra regia. Oh, belli. Allora, Lorenzo Mazzetti ha scritto il 7 luglio. Lorenzo Mazzetti, ecco. Un saluto al grande, Lorenzo. Grandissimo Lorenzo, organizzatore. Ringraziamo il Bisenzio 7 che ci ha fatto l'articolo. Bello, ringraziamo, un grazie a Alessandro Martini. Ah, sì, sì, Sempre perché la diretta a primavera ricominceranno, riprinciperanno a primavera e stasera ci guardava anche lui, quindi un saluto a tutti quelli della diretta. Poi, poi dice c'è Federico Bresci, dice Yuri tu sei più bello. Federico Bresci io è un grande geloso perché ci sarà l'ausilio di trucco noi, quello vabbè insomma io comunque e qui ora capito hanno scritto queste ma guarda quanta gente ci ha seguito questa sera ci hanno seguito tanti voi condividete a bestia continuate ma a condividere si vede tanta gente vabbè no ora non siete si vede dopo 1500 no comunque un monte finché non si piglia comunque, ecco, sì, questo un saluto gente. Anche a. Io l'avevo scritto. Saluti si fanno dopo. Bisenzio, sì. Allora faccio. Senta, mi può reggere la chitarra. Io reggo. Oh, m'hanno mangiato il microfono qui. Come funziona? Che c'è? C'era un pezzo di microfono. Eccolo lì, il microfono. Il pezzo. Questo. Aspetta, metta a sedere qui, perché sennò è brutto a stare. A ritti, stare ritti. E insomma, capito, perché io pensavo quando sarai sei pinto, spanato, no? Sei spanato. No, davvero. Io dicevo, è diventato come Celentano si scorda le parole. Che Adriano però Celentano. Che poi qui stasera abbiamo in studio, io ci ripenso, un grandissimo. Eccoci. Che sta eccoci. Per venire qui in incursione. Eccoci. Venghi qui con noi. Ecco. Vai, aspetta. Dove si mette? Eccolo. Un ospite a sorpresa. Questo è l'uomo delle paste. È l'uomo delle paste. E quello ci porta le paste. Sì. Lui spaccia il mercoledì il Maliseti e il giovedì a Seano. Tra le zone. Allora, ci parli un po' di lei. Fra l'altro ricordiamo che lui è stato nel 91-92 la persona più simpatica del mondo. Poi dopo è diventato ha cambiato antipatico. E pensa che a Garciana lui stava a Garciana, quando passava a piedi la gente diceva ma lui è quello lì che fa ma e rideva e poi a un certo punto invece fine. Tristi, la gente triste. Perché gli è un discorso proprio, secondo me. A Prato lo fanno, Piglia le fittonate e poi. Fittonate. Capito. Io ho fatto una canzone. Vai. Allora prego. Ci vediamo. Allora, la chiamiamo Bocca di Rosa. Io quasi ti lascerei la scena perché tu sta bene da te a cantare. Questa canzoncina. A cantare, mi metto qui. Sì, vai. Ragazzi, ci vuole un po' di come si dice? Che si illumina il microfono? Fa? La mia chitarra fa? Sarà scordata sicuramente. Allora, questa canzoncina vi parla, Bucaioli Celle Paste. È una canzone, diciamo, nata, dedicata,
No, ho detto Lanzo in Napredotto? Ah no, ma prima l'ho detta, prima. Invece ho cambiato, ora farò Buaioli c'è le faste, è dedicata ai famosi buaioli renai che scavavano a lungo l'Arno, insomma. Andate su Video Happy e leggetevelo, e vi fate prima, non sto a spiegarvelo io. Mi metto d'accordo la voce. Buaioli c'è le paste, buaioli le son fresche, buaioli c'è le paste, le maiale alle finestre, buaioli ce n'è tanti, ma le paste le son finite, via Nanni e si affa da desinare, coprostini a fegatini, la bistecca alla fiorentina, un fiasco di vino e la hoppa della hoppe, e se ni pomeriggio la buriana si starà a casa non saperi che fare. Scusi che si vuole, ho trovato l'uscio aperto, un tuccia mia tu spicchi d'aglio, e sono Andreo a fai soffritto, oh, e in Toscana maremma maiala impestata, lurida e ladra. Buaioli c'è le paste, buaioli le son fresche, buaioli c'è le paste e le maiala alle finestre, buaioli ce n'è tanti ma le paste le son finite. Ho finito anche il fiato, sì che... E niente, io chiamerei tutti in studio per fare una bella mucchiata ora. Tutti, ritorniamo tutti in studio. Sì, tutti, tutti, ma tutti... Levi il microfono, certo. Tutti. Allora, richiamiamo Lorenzo, sì. Richiamiamo Laura. Sì, sì, facciamo tutto. Sì. Ecco, tutti nello studio. Lo studiolo. E ci si mette in questo studiolo. Anche l'uomo simpatico. Cioè, sì. Simpatico. So, ecco, se può venire anche la regia, può venire anche la regia. Allora... La sigla che ti rimandi la sigla iniziale, chiaramente perché ci penso. Guarda che mi ha riempito il portacenere, però a parte e volevo dire questa cosa, ringraziamo la CM Serigrafia che ci ha donato le maglie, le magliettine sponsor di Toscana Maremma Maiala che poi le si rifanno, allora sono finite ma le si rifanno, ringraziamo anche la regia Marina Magni, ringraziamo tutti i cinesi che sono qui nell'impianto elettrico che stanno pedalando per darci l'energia. Ringraziamo la Samsung televisioni, la Coca-Cola e la Fanta, l'acqua e l'aria. Ringraziamo Lorenzo Fratesi per la karma e per la pazienza che ha avuto a stare in questa gabbia di matti, la Laura Gamberi, e sì, Gamberi voglio come dire. Dice la mia macchina quando dico chiamo Laura mi fa chiamo Laura Gamberi. Laura! Chiama Laura Gamberi. La persona più importante, ecco. Attenzione, che è qui. sì, Adriano, dopo Adriano e Martini, che è qui con noi. Daniele Angeli, che non lo vedo. Sono qui dietro, qui sopra, sono qui fuori. Dire, ciao. Questa puntata molto improvvisata, preparata veramente velocemente, proprio davvero, come poi via via noi ci si migliora sempre di più, si parte dal peggio per andare in meglio, diciamo così. Sì. E niente, io ci sarei con la sigla, anche perché l'orario è quello, è ragazzi, quello lì. Ma poi siamo puntuali, al prossimo mercoledì, mi raccomando, mercoledì sera alle 21:30, 22:30 in diretta web su Toscana, Maremma Maiala. Va bene? Non c'ho più fatto. Oh, vai, ci si saluta. Ciao.